non tutti sanno che il carnico Padre Albino Candido è stato un grande poeta e un grande mistico. Padre Albino raccontava spesso dell'infanzia passata insieme a Padre Turoldo. Padre Albino ha avuto un ruolo molto importante nella produzione poetica di Padre Turoldo. Ne era il principale ispiratore. In vita trasmetteva tramite il suo esempio l'amore per il creatore, la continua ricerca e il fascino per il mistero. Parlava molto dell'umiltà e della grandezza del destino di ogni uomo che il Signore ama infinitamente. Il suo diario di un pellegrino carnico è disseminato di annotazioni, riferimenti, esperienze, desideri, nostalgie che sono radicati profondamente nella carnia della sua fanciullezza e nel periodo di Culzei. Egli contemplava Dio in modo creativo, appassionato della verità com'era. Rimurginava il mistero dell'amore divino che non può essere spiegato razionalmente. Era un gigante dello spirito per la sua umiltà. Da lui Dio è stato amato follemente, perché follemente Dio lo ha amato per primo. Esclamava appassionatamente: «Godo della tua presenza, godo della tua esistenza, godo della straordinarietà del tutto. Sei tutto. Ami come uno che non è capace di fare altro. Godo, godo, godo di tutta questa meraviglia. Come puoi essere fatto così? Sei l'invenzione della mente più pazza che ci possa essere, e quella mente pazza sei tu, Signore. Signore dolcissimo e sole di tutto, eterno sole che fa rifiorire la creazione che noi seppelliamo». I santi erano proprio così. Questa sua passione per Dio traspariva dalla sua intera persona, vivo come in un mondo sconosciuto, in cui una presenza è insostituibile, quella di Dio e quella di una creatura. Ora sembra chiarirsi il motivo del mio venire in carnia. Sembra chiarirsi il discorso che ci sia un motivo, e se un motivo c'è, la mia non è una fuga. La carnia quindi è per Padre Albino la quercia di Mamre, una forte e irripetibile esperienza del Dio vivente. Rappresenta l'innocenza perduta, la purezza ritrovata, il simbolo dell'impervio cammino che porta alle silenziose vette della contemplazione, contemplazione del mistero di un Dio presente, ma che si fa cercare e non si lascia catturare dalla nostra logica razionale. I monti, i boschi selvaggi, i torrenti gagliardi e impetuosi, dal letto irregolare, richiamano alla sua anima l'infinita creatività di Dio che ama il creato così com'è e lascia che ognuno diventi se stesso nel rispetto della sua libertà. Scriveva: «Il Signore si ritrova sempre tra le realtà più scabrose, più impervie, appunto perché in questa realtà si riflette l'immagine dell'anima che intende superare gli ostacoli e affrontare con coraggio le salite che portano lui, che è alto e sublime». Si può apprezzare e comprendere queste pagine autobiografiche partendo da una chiave di lettura: l'umiltà. Essa è il vero propellente della santificazione, e Padre Albino questo lo sapeva molto bene. Leggeva un libretto molto consunto, L'umiltà di Dio di François Varillon. Temeva l'orgoglio più di ogni altro veleno spirituale. Sosteneva che chi è soddisfatto di se stesso corre un grave pericolo. Per questo non voleva appropriarsi della sua vocazione. Confidava a qualche amico che essa apparteneva a sua madre, la quale pregava spesso affinché potesse diventare religioso. Da una attenta lettura del diario si intuisce la forte evoluzione spirituale di Padre Albino. I suoi dubbi derivavano da una reale presa di coscienza della sua fragilità umana che confessa in diverse pagine. Questa solidità è in contrasto con l'insolidità della mia vita. L'umiltà traspare da ogni pagina, da ogni riga del diario. Basta aprirlo a caso. Il regno di Dio entra solo nell'animo semplice, perché il regno di Dio è una meraviglia che soltanto il semplice può accettare, è disposto ad accettare come realtà possibile. Tutto il diario è un elogio all'umiltà, dalle piccole cose della vita quotidiana poeticamente descritte alle meraviglie dello spirito. Padre Albino amava la semplicità ed era un attento osservatore di ogni più piccolo evento: la pioggia, un paesaggio, un albero, un volto comune, un gesto, uno stato d'animo.
il dolore del prossimo. Particolari che per noi potrebbero sembrare quasi banali, per lui non lo erano, ma diventavano oggetto di meditazione e preghiera. Padre Albino è stato un vero contemplativo. Lo si deduce da ogni frase del diario, che non è mai casuale. La parola silenzio è disseminata centinaia di volte. La stessa esperienza eremitica di Culzei presso Prato Carnico a Udine, descritta nelle prime pagine, fa trasparire il suo profondo desiderio di solitudine per incontrarsi con il divino. E lui sapeva intravedere la presenza attiva di Dio anche nei particolari più impensabili della sua vita. Scriveva: «Non ti grido, aiutami, ma rivelati. Rivela il gioco che i santi presentano o fingono dramma. Rivela, non ti costa nulla, è un gioco per te. E ti dico che lo so, è un gioco per te». Era un attento osservatore di tutto ciò che accadeva attorno e dentro di lui, nei volti e nelle espressioni del prossimo, nel variare del tempo, negli avvenimenti più assurdi o a prima vista banali, egli sapeva ascoltare attentamente ciò che Dio voleva trasmettergli. E tutto sfociava in poesia, in osservazioni umoristiche, in considerazioni filosofiche e teologiche, in profonda contemplazione, in un canto di lode interiore. L'oggetto fondamentale dei suoi discorsi era Dio, Dio nelle sue multiformi manifestazioni. Mentre parlava, il suo volto si accendeva ed esprimeva vera gioia. Ciò che più rimarcava era il sentirsi amato da Dio per quello che era. Persuaderci di essere amati è più importante e più vitale che amare. In effetti, la sua spiritualità riecheggiava quella di Giovanni della Croce e Teresa di Lisieux. Più ci si sente piccoli e peccatori, più ci attiriamo lo sguardo amorevole del Padre. «L'amore di Dio per me non ha intermittenze», diceva. «Egli non parte, non mi lascia. Anche la mia vita, inutile, può aver termine in giugno». Padre Albino si sentiva inutile. Un contemplativo si sente sempre inutile. Ma è proprio la sua esistenza, la sua continua e spasmodica ricerca, il suo sentirsi in nullità anche dal punto di vista umano, che fanno del monaco un punto di riferimento che conduce a Dio. La sua esistenza terrena poteva sembrare inutile ad occhi carnali, ma aveva il fine di additarci lo scopo fondamentale della nostra vita, l'essenziale. Maria si è scelta la parte migliore. Padre Albino era un uomo molto riflessivo e acuto, fortemente attratto dall'amore di Dio. Questo provocava in lui una sofferenza interiore che pochi sapevano rettamente interpretare, e lui per questo ne soffriva molto. «Vedermi veramente come sono nell'anima è una cosa da far tremare, infatti tremo. Vedi di non fissare quello che fai, perché ti trovi in luogo troppo adatto a mostrarti. Dio non si vede, eppure fa tutto lui. Guardati da quello che fai di bene. È più pericoloso per te godere della tua rettitudine, è più pericoloso questo che aver commesso qualcosa che dimostri la tua nullità. Prova a godere della disistima, dei pregiudizi degli altri. Sei capace? Prova». Cosa vuol dire arricchirsi davanti a Dio? Se volgo lo sguardo al passato, mi sono arricchito? Sono arricchito di povertà, perché una volta non avevo la percezione di essere lontano. Invece ora mi sento lontano da Lui, nel senso che c'è una immensa sproporzione tra me e Lui. Forse la ricchezza consiste nel sentire e soffrire questa sproporzione che cresce a misura che Egli si fa conoscere. L'ultima frase del diario è molto significativa. «Un'ultima foglia sulla punta del ramo». Padre Albino sintetizza molto poeticamente il suo stato d'animo. Essere foglia significa sentirsi fragile, alle mercé degli agenti atmosferici che sono le perturbazioni interiori ed esteriori. Comunque, è una foglia attaccata al ramo dell'albero della vita, che ha una sua funzione ben precisa, assorbendo l'energia solare, ma è situata sulla punta del ramo. Qui viene espressa la sua indole contemplativa, quella spasmodica ricerca della verità che lo hanno portato alla solitudine, pur essendo in mezzo a tante altre foglie.